Si chiama Texting Anxiety. È l'ansia dell'essere appesa a uno smartphone che può diventare un vero disagio. È l'ansia del ha visualizzato e non risponde. Il messaggio è stato cancellato, chissà cosa conteneva. È l'ansia che pervade tutto il tuo corpo e la tua mente, mentre ti struggi in attesa di una risposta che arriverà, forse, chi lo sa, solo in formato virtuale. L'ansia che provi si riflette nella tua vita vera. Non capisci perché succede. Scegliere di sapere o di non sapere. In fondo è solo un messaggio. Ma perché farsi tante domande? E se decideste di sapere? Se siete arrivati fino a qui, vuol dire che siete delle persone molto curiose. Per cui io vi faccio vedere l'applicazione e voi scegliete se installarla. L'applicazione che vi segnalo oggi si chiama WAMR. È un'applicazione che trovate direttamente nel Play Store. Dopo che l'avete installata, andiamolo ad aprire. Vi troverete davanti a una schermata simile a WhatsApp, quindi nelle tre stanghette andiamo ad aprire e vi trovate le app che potete monitorare. WhatsApp, Instagram, YouTube e molte altre. Telegram viene segnalato, ma probabilmente c'è qualche problema. Per cui andiamo a fare una prova subito. Ah, mi raccomando, lo schermo deve essere spento. Se rimane acceso, voi non riceverete la notifica cancellata. Ok, abbiamo ricevuto la notifica e adesso verrà cancellata. Noi andiamo ad aprire. Vedete, questo messaggio è stato cancellato. Quindi entriamo su WAMR, apriamo la chat e nella parte rossa troveremo la scritta che è stata cancellata. Le parti bianche sono rimaste in memoria, quindi non sono state cancellate, ma le parti rosse sono state cancellate, però questa applicazione le ha recuperate. E questo vale anche per i messaggi vocali e la galleria foto, mandate e video. Nel tasto centrale troverete il tutto. E adesso che sapete questo, cosa ne farete di questa applicazione? Esattamente, potete scegliere. Scegliere di sapere o non sapere. Ma anche no. Perché la consapevolezza di non sapere è un invito a conoscere, per imparare, per andare oltre quel mondo ordinario del conosciuto. Perché sapere di non sapere farà di te un essere umano migliore.